Diamo il benvenuto all'ingegnere Stefano Nodessi. Benvenuto ingegnere. L'ingegner Nodessi è il capo della Protezione Civile dell'Umbria, ma anche dell'ufficio ricostruzione del nostro terremoto. Nostro, dire nostro, insomma, fa un po' ridere del terremoto del centro Italia, quello terrificante. Ingegnere, buongiorno stamattina. A te, Marcello, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina l'idea di dover ricominciare a fare sopralluoghi è passata un po' per la mente, vero? Ho fatto un balzo dal letto e ho cominciato subito a contattare la sala di protezione civile, che però mi ha subito tranquillizzato quantomeno sull'epicentro, che non era in Umbria, perché il primo pensiero è andato subito alla Valnerina. Senta, ingegnere, senti, visto che ci conosciamo da tanto tempo, diamoci anche del tu che può andare bene. Siccome è sul mare, no? Mi pare che è a qualche chilometro dalla costa, subito. Sì, di fronte a Fano, Marotta. Esatto. Si è sentito subito dire le trivellazioni. Ma quanto ci azzecca questo discorso? Manca un po', suppongo. Guarda, io cerco di documentarmi sulla bibliografia che riguarda i tipi di terremoti del centro Italia. Essenzialmente sono terremoti chiamati distensivi, cioè sono dovuti alla tettonica a zolle, la zolla africana che spinge verso la zolla europea. L'Italia è in mezzo e viene, se ci fate caso, lo stivale, no? Tende a ruotare proprio perché c'è questa spinta continua, quindi non ci libereremo mai dai terremoti. I terremoti dobbiamo imparare a conviverci e dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Prevenzione, prevenzione. Senta, ma un maremoto nell'Adriatico è ipotizzabile? Ma le profondità dell'Adriatico per molte miglia non sono elevatissime, cioè lo specchio d'acqua è abbastanza ridotto e anche la sua profondità, no? Perché si verifichi il maremoto è quando si verifica in pieno oceano, dove c'è un volume d'acqua enorme, nell'avvicinarsi con la costa c'è questo effetto di innalzamento. Nell'Adriatico lo vedo un po' difficile, sinceramente. Guardando alcune foto che sono state reperite dalla nostra redazione con dei blocchi di intonaco, ma piuttosto spessi, che sono crollate dentro le gallerie che passano sotto la ferrovia della stazione di Ancona, si può pensare che la tragedia è stata sfiorata, perché se un blocco del genere cascava sulla capoccia di qualcuno mentre stava passando, forse ci trovavamo, ingegnere, a raccontare un'altra storia così. E questo è quel problema che ti dicevo, accennavo prima alla prevenzione. Abbiamo un patrimonio edilizio enorme e molto datato, perché la maggior parte, soprattutto le opere pubbliche, tu stai parlando di una stazione, sì, quella di Ancona, nel dopoguerra, quindi gli intonaci hanno subito il deterioramento, no, del ciclo delle stagioni, freddo, caldo, gelate, umidità, perdite d'acqua, quindi lo abbiamo vissuto anche nelle scuole, no? Ogni tanto casca un controsoffitto e il ragazzino si fa male. Quindi questa delle finiture, diciamo, è un'argomentazione ad hoc, tant'è che tu hai accennato al sisma, no? Il commissario Legnini, devo dire che ha finanziato, a prescindere dal livello di danno, tutti gli edifici scolastici con adeguamento. L'Umbria ha ottenuto 243 milioni, i comuni e le province stanno progettando proprio perché l'edificio scuola deve essere sicuro, così come lo dovrebbe essere l'edificio stazione, ma non le risorse, vorrebbero risorse infinite. Però se noi facciamo un passo indietro, scusa se mi dilungo, ma ma va 110, bene. Il famoso 110%, sì. No? Non ci scordiamo che sì, è per l'isolamento termico degli edifici, ma è una grossa percentuale anche per il miglioramento sismico. Fa proprio il cappotto, come si dice, no? Fa il cappotto, come si dice, giusto? Quello è il cappotto per l'isolamento termico, ma una grossa fetta di questo 110%, di queste risorse, andrebbe per
aumentare, o meglio, diminuire la vulnerabilità al sisma e quindi aumentare la resistenza degli edifici. Questo, quando i proprietari degli immobili ricevono i progetti, devono prestare particolare attenzione. Vedo che invece molto spesso si presta più attenzione al risparmio energetico e si trascura la sicurezza antisismica. Questo non dovrebbe e non deve accadere. E che cosa accade invece in momenti del genere nella protezione civile, quella regionale, che per fortuna non è stata interessata direttamente, ma immagino che lo stato d'allarme sia scattato subito, no? Sì, si è aperta subito la sala operativa, ma non solo abbiamo sentito i vigili del fuoco, anche loro non avevano ricevuto particolari richieste di verifica, dalle scuole non sono arrivate segnalazioni. Nel caso fossero arrivate, partivano immediatamente le squadre di tecnici abilitati AEDES, si chiamano così. Infatti, che ho sono visto. Tecnici specializzati. AEDES, no? AEDES, giusto, si chiamano così. AEDES, sì. Ingegneri, geometri, geologi e periti agrari. Ingegneri, geometri, geologi e periti agrari. Sto leggendo il titolo di una ADN Kronos di adesso. Comunque, che ruolo hanno questi periti? È personale formato, viene fatta una formazione specifica per questo tipo di indagine veloce, perché il tecnico che si reca sul posto deve capire, siamo a bassa trasmissione dati. Una indagine così di visus. Un'indagine molto sommaria se l'immobile e dove sono i danni, dove sono localizzati, cioè una scheda che riporta un po' una fotografia dei danni. Allora, ingegnere, lo stato purtroppo, la purtroppo la linea non ci ha assistito fino a poco fa. Abbiamo tutto perso... bene. Abbiamo perso qualche battuta, però insomma abbiamo capito che vi eravate già attivati con questo gruppo di come si chiama, agibilitatori AEDES. Sì. Esatto, eravate... tecnici abilitati AEDES, li abbiamo già allertati, però al momento sono solo allertati, perché non ci dimentichiamo che il terremoto ci ha abituato a brutti scherzi. Sembra certo. Che il peggio è passato, nel 2016 la prima scossa era del 24 settembre, se non erro, quella che poi è stata la più forte registrata del 6.7 Richter sul vettore è avvenuta il 30 ottobre, quindi dopo quella un mese. Quindi quella terribile, sì. Sempre guardia alta. Grazie. L'ingegner Stefano Nodessi, che è capo della protezione civile, ma anche responsabile dell'ufficio ricostruzione, perché sta andando avanti adesso, vero? Finalmente. Ma guardi, questa mattina l'ho passata lì a Foligno, al centro di protezione civile, la prima parte della mattinata per i problemi di cui abbiamo parlato, no? Per eventuali certo. situazioni critiche, la seconda parte con i progettisti di Castelluccio, perché abbiamo affidato la progettazione, abbiamo fatto cronoprogrammi, vorremmo cominciare a mettere i mattoni, cioè il mio slogan per il 2023 è basta carta, basta progetti, inizia il momento dei mattoni o del calcestruzzo, chiamiamolo così, cioè è arrivato il momento di vedere la ricostruzione vera, anche se il privato è più avanti, è la ricostruzione leggera all'85% è tutta attivata, 1000 cantieri sono finiti, adesso parte la pesante, quindi da quel punto di vista è la pubblica che ha scontato qualche problemino, più di un problemino, però diciamo adesso siamo arrivati al basta carta. Poi c'è il sogno di Castelluccio, che sarà realizzato con un sistema futuristico nel vero senso della parola, no? Guarda, abbiamo presentato il progetto all'Associazione dei Tecnici Antisismici a Torino, al Politecnico, ha riscontrato l'interesse anche di TG2 e Leonardo, guardi, forse quando partiremo verranno a fare una trasmissione, perché è un esempio di ricostruzione, io spero se riusciamo a portarla a termine, veramente virtuosa, cioè non dovremmo più ricostruire Castelluccio. L'idea è
cambiare gli isolatori qualora dovesse tra 1.000 anni rifare, 1.000 sono troppi, ma insomma tra 100 anni rifare una scossa, l'isolatore concentra tutta la deformazione, cambio l'isolatore e non sono costretto a ricostruire gli edifici o i sottoservizi, eccetera. Quindi il progetto è molto ambizioso, ma ci crede il commissario, ci crediamo noi, ci crede anche le sovrintendenze, devo dire, che si è messa a disposizione per un confronto leale, tecnico. Quindi, insomma, procediamo bene. Partono i lavori adesso sull'ospedale di Norcia, anche Cascia, parte il bando per l'ospedale di Cascia, quindi sono ormai speranzoso, via. Ottimista, diciamo. Col mattone la tecnologia. Grazie Stefano Nodessi, ingegnere. Ciao Marcello. Salve. Arrivederci.